Oppala! Ciao ragazzi! Buonasera, buonasera! Io direi di iniziare con quello che sono gli Isotopes. È un nome particolare, una band particolare, adesso ne ho un po' a parlarne, andiamo all'ascolto di una loro traccia che ha veramente un titolo. Ve lo leggo: WYWFM. Oppure VIVFM. VIVFM. Insomma, decidete voi. Eccola qua. Allora, Isotopes. Vabbè, non riesco a pronunciare questo fantastico titolo che già mi comunica un po' di filsone. Ok. Beh, il video. Sicuramente l'avevano scelta per il video. Mi ricordo che c'era proprio. Oh, figo lui. Bello. Bello. La voce è tipo Maroon 5. Bello. Video pazzesco. Belle, belle vibe. Belle vibe davvero. Zero scream, ma belle vibe. 34 ritornelli. 34 ritornelli almeno. Questa è una canzone pop, raga. Una canzone popissima, popissima. L'unica cosa di alternativo che c'è, che posso riscontrare, oltre ovviamente all'estetica dei membri della band effettivi, è il fatto che le strutture seguono quella sorta, no, di di struttura veramente proprio basica, no, di quello che potrebbe essere un po' panchino tendenzialmente spinto, ma che in questo caso è proprio slowdownato, proprio va lento, e infatti la canzone è super fruibile e ci sta, nel senso non mi stupirei di sentirla in radio, però è un po' fuori dal nostro immaginario. Detto questo, sinceramente a me piace di brutto, penso che piacerebbe anche a mia mamma probabilmente una canzone simile, però bel prodotto, super. Il pacchetto confezionato così è vincente. È uscita per Dreambound, ok, non Space and Travel. Davvero bel prodotto. Sta qua, raga, passa, cioè massimo voto 5, insomma è una canzone perfetta. Cioè è una canzone perfetta per tutti. È fuori dal nostro immaginario collettivo, proprio di community. A livello alternativo non è che siamo così tanto spinti. Diciamo che soltanto l'estetica dei membri ricorda vagamente un qualcosa di in target. Però insomma, la canzone non possiamo dirgli nulla a livello proprio anche di video e pacchetto completo, raga, no, fortissimi, bravi cazzo gli Isotopes. Ok ragazzi, sta canzone qua deriva da un pubblico cioè da una band italiana. Io mi ricordo di averla ascoltata, ma c'era qualcosa che in realtà non mi tornava, però un ascolto molto blando. Detto questo, andiamo ad ascoltarla insieme. Non sarà, ve lo dico subito, una first reaction, perché appunto la canzone, come vi dicevo, l'ho già ascoltata una volta, però sicuramente sarà un qualcosa di interessante, perché non sapevo che ci fosse il video anche, quindi insomma vediamo. Ah, la band si chiama Achrome e la canzone si chiama Bury Me, Let Me Sleep. Vediamo. Video in qualità ottima, ok. Vabbè. Vabbè. Figa. Che voce. È qua che voglio fermarmi a dire una cosa. Allora, questo ritornello qua, ragazzi, è uno dei più fighi che abbia mai sentito negli ultimi anni. No joke. Vi assicuro che quei silenzi lì sono proprio perfetti. Cioè, ti becca proprio nelle feels. È una canzone, per come ti inizia così, cioè, nel senso è wow, veramente la voce del tipo è stupenda. Non so il tuo nome, però voce veramente stupenda. E vabbè,
vabbè. Vabbè, il breakdownone. Cattivoni che siete, cattivoni. Questa qua comunque, ragazzi, sincero, era la parte che secondo me era un po' figa. Cioè, troppo incoerente con il resto della canzone. Nel senso, super figo il tutto. Il primo passaggio ci sta, nel senso che dopo quel ritornello lì, super feels, mamma mia, ti tocca l'anima, eccetera, eccetera. Io non avrei messo un breakdown, perché a me piacciono le canzoni proprio che viaggiano sul mood che tu dai in generale, no? Era tutta impulita fino a quel momento lì, dopo ci ho dato un breakdown, ci sta, piacevole. Però dopo si è incattivita in maniera imbarazzante e mi sembra un po' discorde con la parte iniziale. Ora ascoltate bene questo ritornello. Sono italiani, raga, sono italiani, sì, sono italiani. Se uno volesse trovare proprio l'ago nel pagliaio, può far notare quella piccola roba che ho detto. Però in realtà, cioè, a livello di canzone non si può dire un cazzo di nulla. Il ritornello spacca. C'è un momento in cui la base si stoppa e c'è soltanto la voce che fa tocca quella piccola nota che è praticamente, immaginate la vostra anima vista dall'interno. Loro arrivano lì con un bastoncino e fanno molto molto figo. No, comunque bomba, veramente, veramente molto on point, molto on point. Ci ascoltiamo, ragazzi, Edge of Collapse, We All Break, featuring Tyler Small of Saving Vice. Questo qua è un official lyric video. Andiamo all'ascolto, ragazzi, dei Co-Hill. Andiamo. Metta il cuore. Bello. Bello. Non capisco se la voce mi piaccia o mi faccia completamente cagare. Sono in quel limbo lì. È molto Memphis Mayfire. Non capisco perché non sia cambiato un cazzo dal ritornello a quella che era la strofa. Nulla è cambiato. Ricorda un po' Matty Malmenis dei Memphis Mayfire. Però non c'è quel... Cioè, non riesco a capire se effettivamente cambi qualcosa tra il ritornello e la strofa, capito? Cioè, è sempre uguale che sia nel ritornello che sia nella strofa. Cioè, non è che ci dà quel qualcosa in più, quel po' di effort che servirebbe per solleticarmi le vibe dell'amore, ma rimane abbastanza piatta, nel senso. Carina, secondo me, come vi dicevo, non capisco se mi piace o se mi faccio cagare, però per il momento, diciamo, sono più tendente al... non è malissimo. Sono pronto. Facciamo 10 secondi indietro. Eccoci qua. Eccoci qua. Bella, bella! Ma cazzo, ma allora sa anche screamare il ragazzo, sa anche screamare, non voleva dircelo prima. Lyric top, eh?
Cioè, a livello di testo, molto bellissimo, molto bellissimo. Approvata, raga, anche questa. La voce alla fine mi è piaciuta, nel senso, ok, c'è un featuring, ok, la parte scrimmatona l'ha fatta un altro cantante, perché quando ha scrimato effettivamente il cantante dei Coheal, era uno scrimo un po' più meh, ci sentiva comunque tantissimo, il suo timbro molto acuto, ma è figa la canzone. Non puoi dirgli niente, è fatta bene, la struttura è perfetta, c'è il breakdown al momento giusto, è comunque bella feels, non mi piace il fatto che non stacchi tanto, cioè che non ci sia un cambio di intonazione, in generale una melodia un po' diversa nel ritornello, cioè sembra veramente il continuo della strofa, e sta roba qua non ci dà quel tipo di peso giusto, cioè non valorizza tanto il ritornello, però un ottimo pezzo sicuramente. Allora, questa canzone qua si chiama Tonight ed è di Teo, Plant e Fix. Come vi dicevo prima, Teo, Plant e Fix sono la SED, che è questo progetto che è una costola diretta di quello che erano Daniel e Teo agli inizi della trap italiana. Quindi nel 2016 Daniel e Teo, cantante e chitarrista degli Upon This Downing, mollano effettivamente la band. Anche se in realtà non c'è mai stata proprio una sancitura scritta della band che si è sciolta, eccetera. Cioè, si sono semplicemente distaccati da quella realtà lì e hanno provato a fare musica seguendo quella che era la wave del momento, ovvero la trap. Facevano roba un po' malandrina agli inizi, Daniel e Teo, e parlavano comunque delle canzoni della loro vita quando effettivamente giravano il mondo con la band Metalcore, no? All'interno delle loro vecchie canzoni. Questo progetto si è evoluto, Daniel è diventato quasi esclusivamente un producer, tra l'altro questa canzone qua che stiamo per andare ad ascoltare è prodotta da Daniel. Qualcuno riconosce il ragazzo? Ti lasciassi male, puttane, fan tirare il cazzo, poi ci spezzano il cuore. Non voglio più farmi male, goddamn. Meglio morto per le droghe che morire d'amore. Qualcuno riconosce il ragazzo, raga? È Manfred, è un ragazzo che fa il modello alternativo. E già era finito su questo canale quando abbiamo parlato di tatuaggi estremi. Mi piace di brutto, raga. Cioè, Fix è un po' troppo esplicito, però è... non so, secondo me c'è proprio un sacco da dare. Cioè, proprio anche a livello di carisma, immagine, eccetera. Cioè, fanno robe molto, molto fiche. Hanno un'estetica super accattivante. Chi effettivamente si è vissuto quel tipo di realtà qualche anno fa, la realtà emo, potrà trovare qualche riferimento interessante. Il video è super figo perché è presente Manfred, Bonnuit Manfred su Instagram, che è un ragazzo con cui ho scambiato qualche messaggio qualche volta parlando di tattoo estremi. Però per quanto riguarda la canzone, ragazzi, c'è... Belle vibe, anche se parlano di cose molto forti, molto un po' troppo. Pazzesco Fix. E sto provando di tutto per dimenticarti. Ha una voce, raga, che... grattatona proprio. No, bello, a me piace. Autotune, sì, Filippo. Allora, c'è da dire una cosa, ovviamente, raga, cioè, che stanno portando una wave che andava di moda nel 2000, dall'inizio 2000, quindi dal post-punk, pop-punk, punk-rock, quella wave lì riportata in chiave moderna, ovviamente con tantissima influenza trap, perché effettivamente Teo, che è sto ragazzo qua con i capelli verdi, arriva da quel side project lì, che è appunto il progetto Daniel e Teo, ex Upon This Downing, quindi ex band metalcore italiana che è riuscita a spaccare, andare in America a fare tour e cose, che hanno fatto trap dopo. Quindi c'è tanta influenza trap anche per probabilmente vendere di più. Cioè, chi può negargli questa roba qua? Oh. Rip Manfred.
Pazzesco, ragazzi, pazzesco, pazzesco. Questo qua l'ho fatto vedere, anche se è uscito 2 settimane fa, cosa che solitamente non faccio, per parlare appunto della realtà italiana, che secondo me piscia in testa a quella che è la scena estera. Andiamo avanti comunque, raga, andiamo avanti comunque che abbiamo un po' di robe da ascoltare. Io direi, Here Comes Later, band italiana. La canzone si chiama Absence, featuring Tronco from IFMT, che penso sia Imola Fucking Metal City, se non mi sbaglio, se non mi sbaglio, ho questo ricordo da tempo. Beh, raga, gli Comslater sono una realtà proprio a livello di band italiana che c'è da un sacco di tempo. Hanno fatto uscire questo singolo qua il 6 giugno, 6 giugno, per Special Travel sempre, quindi ritorniamo un po' anche al discorso di ieri che bene o male utilizzano questa sorta di piattaforma di distribuzione per avere anche un qualcosa di più per quanto riguarda il rientro fuori dal contesto italiano. Sicuramente fanno benissimo. Ora andiamo a ascoltarcela. Ok. Un bel uia, uia. Curalone. Questo qua è bello del cuore cattivo, eh. Nonostante abbia sentito le sonorità di piano prima che potevano illuderci un attimo che fosse una roba un po' melodica, ah, adesso vengono le mazzate, eh. Dio, quanto va la batteria? Raga, la batteria, la sentite? Qua figa, metallone cattivo, raga, metallone cattivo. Che cattiveria, cattiveria italiana. Tra l'altro, comunque, l'artwork è fighissima. Mi ricorda un po' il videogioco horror che ho giocato con la Galli. Non mi ricordo il nome, però mi ricorda un po' il videogioco horror che ho giocato con la Galli. Molto, molto figa, fatta veramente bene. Pixquillone. Il pixquillone, raga, il pixquillone all'italiana piace, piace di brutto. Ed è una tecnica, tra l'altro, il pixquill proprio fatto bene, proprio quello che fa bui, proprio che sembra veramente l'urlo di un maiale, è pazzesco. Cazzo, la canzone, sapete che mi dà quel senso di, cioè mi passa quel senso di angoscia. Sicuramente è insito al messaggio e anche forse le lyrics c'entrano tanto, però è bella, porca boia, avvolgente, avvolgente. Adesso comunque dovrebbe arrivare Tronco di Imola Fucking Metal City, che dovrebbe dare la sua marcia in più. Bella sta parte, cazzo. Questa roba qua è fighissima, cioè proprio ti trasporta, mi ricorda molto certe parti che trovavo quando me le ascoltavo ancora a livelli estremi i Whitechapel. Veramente, ci sono proprio quel mix di suoni accavallati che se ti concentri riesci a decifrare bene. È una cosa super bella da fare, nel senso invito tutti coloro che amano questo genere di musica di provare a farlo, magari mettervi in una stanza con delle belle cuffioni, in generale un bello stereo in grado di darvi bene tutti i suoni e riportarvi veramente all'interno di quella che può essere la scena che loro stanno cercando di farvi vivere, immaginare. Molto forte, sento la batteria che va all'impazzata, però sto sento queste chitarre che trasportano un ritmo veramente che con la voce crea un senso di disperazione fortissimo, mi fa volare, proprio è bello, ti strania. Sì. He comes later, vaffanculo. Che cazzo? Raga, ma di che cosa cazzo stiamo parlando? Ma di che cazzo stiamo parlando, raga? Io sono stupefatto, ovviamente in senso positivo, della quantità di
di roba figa che riusciamo a produrre noi italiani. Ma no, cioè, da quando sono, diciamo, un po' più nerd nella ricerca delle cose, in generale conosco i canali giusti per ascoltarmi le robe, o linko con persone che sono effettivamente della scena, che sono in grado di darmi dei nomi e farmi ascoltare ben piuttosto che altro, cioè, stanno venendo fuori tantissimi ragazzi che magari sta roba qua la fanno da un sacco di tempo, come appunto gli Ecom Slater, ma sono comunque sul pezzo a livelli incredibili. Cioè, sta roba qua, cioè, ho detto, mi ha trasportato. È sicuramente una roba importante la musica, cioè riuscire a coinvolgere l'ascoltatore. Non è assolutamente roba per tutti, specifichiamo. Andiamo avanti, raga, andiamo avanti che ci sono ancora un botto di robe da ascoltare. Questa qua mi spaventava un po', sta canzone qua che stiamo per ascoltare. Si chiama Chasing Rainbows ed è comunque un featuring ed è di Captain Graveyard. Chasing Rainbows. Cosa? Perché c'ha un Espeon fatto in neo traditional sul centro del petto? Espeon, è proprio lui. Ma è una band female fronted? C'è la ragazza che sta screamando in questo momento? Non riesco a capire. Mi sembra la voce di un uomo cattivissimo scrimmosone. Ma è meme? È memecore, raga? È memecore questa? Che strano, raga, col green screen fatto male, che quando si spostano va via mezzo braccio. Memecore? È memecore questa? Vabbè, ma lo fanno apposta, palesemente, perché a livello tecnico sono forti, cioè, nel senso, la canzone potrebbe, cioè, le possibilità di una band così sono infinite, però la scelta è sicuramente su una nicchia che è molto particolare, molto ben studiata, e sicuramente ascoltare una roba del genere, a chi piace effettivamente questo genere di musica, cioè, cazzo, dà soddisfazione, no? Cioè, comunque è una mezza hit, na, cioè, boh, non lo so. Big Mimi Yard. Io penso che non stiano dicendo nulla apposta, raga. Penso che non stia dicendo nulla apposta. Sta shakerando un bevitone e mescolando cose. Breakdown random. Ma che cazzo è? Grandi cazzo. Captain Graveyard, miglior scoperta della serata, raga. Mani basse. Chasing Rainbows. Captain Graveyard. Niente da dire. Video dank. No, figa raga. Andiamo avanti. Allora. Andiamo su Dreambound. Our Reflection, la canzone si chiama Resolution. Beh, già il video così lo apprezzo, ma Ok. Va bene, è una gif praticamente anche il video. Di loro supereroi. Ok. Arcorata. Ma che voce c'hai, Beth? Dov'era sta voce fino adesso? Pazzeschi, raga! Mamma mia, è venuta fuori! Ma raga, ma che pezzaccio è? Questa qua mi sta... Ah, bellissima. Nonostante non ci sia il video e mi cringi guardare questi supereroi che camminano. Wow! Raga. Io sono serio. Sono super serio.
Allora, fatemi mettere like e commentare perché sta roba qua è pazzesca. So powerful. Love it. Mi ha stupito tantissimo e non immaginavo che da una canzone selezionata così, un po' per la copertina meme, potesse venire fuori tale qualità. Ma veramente, parliamo di qualità. Raga, parliamo di qualità perché veramente c'è un sacco di roba figa all'interno di questo pezzo. Le clean voices sono pazzesche, ma le sonorità proprio della base in generale, della strumentale dietro, sono magistrali, super tecniche, perché si sente tanto il lavoro delle chitarre per quanto riguarda i vari tappettini, eccetera. Veramente. Onslow, Freddie Mercury, via. Oh, questa forse è un po' più filsone, un po' più tranqui. Che voce? Che voce? Che tristezza, ma che voce? Bella, bella emo, bella tristona. Video super vintage. Molto, forse troppo chill per i miei gusti, forse troppo sad anche per i miei gusti, veramente. Devo capire perché Freddie Mercury, però, quindi continuiamo. La cosa figa è che pian piano si aggiungono strumenti e la rendono un po' più corposa, no? Prima era soltanto voce e chitarra. Dai, dai! Oh! Olè! Ragazzi, avete visto che è partita? Adesso mi piace di maledetto. Proprio Funeral for a Friend vibes. Proprio questa qua è una roba all'inglese che mi dà wow. Mi dà il fattore wow. È iniziata come uno scassamento di coglioni. In realtà ha fatto 3 minuti e 30 a romperci i coglioni. Però adesso cazzo è. Tutto insieme ne è valsa l'attesa. Cioè, nel senso, questi 3 minuti sono valsi gli ultimi due in cui la band effettivamente si sta disperando e passando quel tipo di vibe che voleva tirare fuori effettivamente dall'inizio della canzone. Bella, 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 bella. Un po' troppo lunga, ma Matteo piace questa roba, veramente. Sono ammaliato, raga, ammaliato è il termine giusto. Ha rotto il posino, no? Bella cazzo, però ho dovuto aspettare 3 minuti per i due finali. Fermi tutti, perché forse siamo davanti alla cosa più pazzesca della serata. Ragazzi, questa canzone si chiama Misery Loves Company e è della band Letters Sent Home. Ed è un featuring, anche questa, stasera un sacco di featuring, con il cantante dei Bing as an Ocean, Joel Quartuccio. Andiamo a sentircela perché è anche in home, ce l'hanno messa effettivamente in home sulla pagina di Dreambound, quindi la canzone più ascoltata effettivamente dell'ultima settimana. Ok. Piace, piace. Figo. Vi prego, ditemi che nel ritornello si mixano le voci e io vivo l'emozione più bella di tutta la mia vita, per favore.
Sì, raga, è successo. Ma che cazzo? Non ho parole. Cioè, non ho parole. Stasera sono uscite veramente delle canzoni pazzesche. E vi dico la verità. Cioè, sono una meglio dell'altra. Faccio fatica, veramente. Farò fatica, veramente, a selezionarle per poi aggiungerle alla bad luck list. Perché, in effetti, hanno meritato praticamente tutte di entrare. Tranne, forse, Plant Kid. Devo dirvi che questa canzone qua, invece, Misery Loves Company, penso che sia uno storytelling. Me la andrò a ascoltare meglio in generale, come altre di questa sera che sono veramente super fighe, che le aggiungerò di botto, proprio pazzesche. È stato veramente wow trovarsi una band female fronted. Questa sera è successo tipo due o tre volte, è diventato due o tre band in cui la cantante è una ragazza, il che è pazzesco, perché finalmente usciamo a vedere anche qualche band che fa lavori super seri con una donna come front girl, come leader del gruppo. Cioè, sta roba qua è sempre stata molto blasonata, criticata effettivamente, cioè da tutta la miriade di altre band di uomini che c'erano. Quindi è importante, cazzo, che si inizino anche a girare gruppi effettivamente guidati da una figura femminile che in realtà è a livello vocale incredibile, diciamocelo, incredibile. Joel dei Being as an Ocean non ha fatto Joel dei Being as an Ocean, ragazzi. Cioè, si è buttato all'interno della canzone a capofitto come se fosse un lavoro suo da solista, in generale per poter esprimere al massimo le sue abilità vocali. Anche le voci mischiate, ragazzi, cioè la cantante dei Letters Sent Home con Joel dei Binga hanno fatto proprio una melodia pazzesca che, come vi dicevo prima, è una delle cose più fighe della serata. Cioè, proprio che mi fa capire che c'è quel tipo di idea sotto, e il fatto che io ci sia arrivato e che l'abbia detta giusta mi fa capire che comunque ho l'orecchio giusto per riuscire a capire quando una roba può funzionare, e la mia aspettativa, se viene soddisfatta, vuol dire che è proprio lì che ci stava la perla, no? E quindi ce l'ha messa giusta. Assolutamente super soddisfatto della serata, spero che anche voi siano piaciute queste tracce. Per quanto riguarda gli ascolti, potete andarle a recuperare in maniera tranquilla sia all'interno del VOD di Twitch, qualora voleste riguardarvi la live intera e trovare la canzone che più vi è aggradata, o se no, ragazzi, accendo un bel punto esclamativo Spotify in chat per andarvi ad unire, a followare quella che è la nostra bad luck list, in cui stasera veramente ci sarà un bel po' di aggiunte, forse tutte e sette da qua, è pazzesco. Qualche canzone è il tuo gradimento? Iscriviti al canale, ricorda di commentare, mettere like e attivare la campanellina. In descrizione trovi anche i miei social. Ciao!